Ed eccoci in collegamento dal refettorio antico del convento dei Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Anche quest'oggi non sono sola, anche perché non saprei che cosa raccontarvi, ma sono in compagnia di un pezzo da 90, permettetemi di dirlo, che è il nostro caro padre Marciano Morra. Pace e bene, padre Marciano. Pace e bene, devo dire che hai detto la verità. Pezzo del 90, io ho pensato subito a uno fusoliere, invece mi sono ricordato che c'ho 90 anni. Ma il mio era un pezzo da 90 nel senso proprio dell'importanza del personaggio che ho davanti, che anche quest'oggi ci porterà alla scoperta di episodi, aneddoti e testimonianze legate alla vita del santo di Pietrelcina. Oggi vogliamo chiederti qualcosa a proposito di Padre Pio e la confessione. Padre Pio, confessore, che cosa puoi raccontarci a questo proposito? Le confessioni di Padre Pio erano confessioni, come dire, con una parola un po' fuori posto, andavano a ruba, cioè c'era la folla di gente che si voleva confessare con Padre Pio, che veniva anche da fuori. Perché? Perché si era sparsa la voce di un uomo di Dio, ed era vero, un uomo di Dio, e ognuno voleva avere questo contatto. Ecco, io per esempio. Anch'io ho la mia esperienza personale, non ero ancora sacerdote e con alcuni miei compagni di studio venni qui a San Giovanni, eravamo il corso di teologia, quindi non ancora sacerdote, venimmo per portare un po' di aiuto al convento, alle cerimonie, eccetera. Però io avevo il desiderio di confessarmi da Padre Pio. Non ci fu verso. Perché? Perché c'era sempre la folla e Padre Pio era assiepata dalla gente. E quindi come fai? Passa un giorno, 2 giorni, niente da fare. Non era possibile confessarsi da Padre Pio. Allora trovai una soluzione. Mi rivolsi a un frate anziano e gli disse: io mi vorrei confessare da Padre Pio, come devo fare? Il frate mi guardò in faccia, sorridente, e disse: ti devo alzare alle 3 di notte. Vai nella sua stanza e Padre Pio ti confessa. Io rimasi, però la mattina dopo, io alle 3 di notte, stavo nella camera di Padre Pio, che quando mi vide mi sorrise. Si mise a ridere e mi accolse in questo modo. Mi confessai, una bella confessione paterna, e poi me ne ritornai a letto. Cioè, questa era l'impostazione. Ora, la giornata di Padre Pio bisogna leggerla in questo modo. La tensione di Padre Pio di salvare le anime, l'ha sempre detto. Il Signore mi ha dato questo compito di salvare le anime. E quindi per lui non esisteva l'orologio, non esistevano altri impegni, esisteva il sacramento della confessione. E quindi passava delle ore e di conseguenza erano confessioni molto belle, molto intime. Però erano anche confessioni dove Padre Pio prendeva posizione. Quando si accorgeva che il penitente stava lì a dire e non dire, dire e non dire, alzava la voce. Ecco, mi viene in mente un episodio che dico soltanto, l'accenno soltanto, dei padri Salesiano, se non erro, di Torino, che hanno il loro istituto occupato dai tedeschi e quindi tutti sfollati e si devono ritirare nell'ultima zona dell'istituto. In questo istituto quindi ci stanno tanti soldati e tanti i frati salesiani e i soldati ricevono tutti i giorni camion di vettovaglie e i salesiani non tengono niente da mangiare. E allora uno dei frati si va a confessare poi da Padre Pio e non disse questo difetto che rubava,
ai militari rubava le vettovaglie. E chi se le prendeva poi tutte quelle cassette di pasta di maccheroni, eccetera? Questo Alessandro lo guardò. E come lo sapete voi? Come lo so? Io lo so, ma tu l'hai fatto questo. E lo devi accusare. Cioè, le confessioni di Padre Pio potevano essere impreviste, perché aveva il dono anche di leggere dentro. Non era di sempre, però c'era anche questa situazione. Per cui le confessioni qui non erano così il Giovedì Santo della Pasqua, ma erano tutti i giorni del Giovedì Santo, con la folla di gente che veniva da tutte le parti. Veniva. Cercava però sempre che ci fosse qualche scappatoia per rivederlo e richiamarlo. E quindi non abbandonava completamente il penitente, se non altro lo seguiva con la preghiera. Perché lui diceva: tu rifiuti il sacramento e io non te lo posso dare, l'azione è tua, però io sono responsabile di te, che ti devo aiutare a fare il cammino della conversione. Si sentiva sacerdote responsabile, non è che uno andava lì, diceva i peccati e poi era libero e indipendente, se ne poteva andare anche nella camera, no. Era lì sacerdote che seguiva, meno spiritualmente, seguiva il penitente che aveva avvicinato. È sempre un grande piacere ascoltare le tue parole, caro Padre Marciano. Ci ritroviamo domani, più o meno alla stessa ora, in queste dirette che ci stanno accompagnando in questi giorni dedicati alla novena a Padre Pio da Pietrelcina. Grazie di cuore per essere stato con noi. Salutiamo i nostri amici telespettatori con il saluto di pace e bene. Pace e bene.